Sul rettangolo di gara si schierano le formazioni di Inter e Spal. Palla per Valdifiori, lo pressa Brozovic che gli ruba palla, Lautaro, Lukaku vanno in contropiede, Lautaro prova ad andare da solo, il tiro, è gol, è gol! Lukaku allarga per Candreva che può andare al cross, pallone dentro, colpo di testa, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, il Toro, il Toro, il Toro, è 2-0, è 2-0. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, Urcia, poi palla al limite per Valotti che prova lo slalom a caricare il destro e c'è il gol di Valotti, bellissimo. Si riapre la partita con il gol della spalla, firma Matteo Valotti. Palla di bronzo al limite per Lukaku, Lautaro è solo, no! Ha perso l'attimo. Andiamo a chiudere al centro dell'area, il cross per Lautaro, vanno a vuoto, Vecino! Con la porta spalancata a svirgola. Allarga per Rezza, palla sul sinistro, il destro non ha il suo piede, allora non crossa. Kurtic il tiro e la palla va a un metro alla destra con Samir aggrappato al palo. Palla giocata lunga invece a cercare Lukaku e l'Inter batte la Spal per 2-0.